Buongiorno, buongiorno a tutti. Sempre di più la gente si sta risvegliando. Questo è il risveglio del popolo nel mondo. Ok, meno che in Italia. In Italia purtroppo non siamo a questo livello, mi dispiace dirlo, anche se dite che il popolo italiano ci siamo ragazzi, non ci siamo. Non sono nemmeno d'accordo con quelli che dicono che siano delle capre, anche se a volte lo dico. Però non è possibile che in tutto il mondo la gente è per strada a manifestare pacificamente. Senza alcun casino, litigio creato o dal popolo o dal cittadino. Il cittadino è colui che lavora per il governo. Ok, sicché polizia, carabinieri, vigili urbani, medici, quelli che lavorano per il sistema. Noi siamo il popolo, sicché quella gente in strada è il popolo. E potete guardare che la polizia non fa assolutamente niente, non aggredisce nessuno. Stanno tutti, chi urlando, chi parlando, chi battendo le mani, chi sventolando le bandiere. Guardate quanti sbirri ci sono e nessuno fa una piega. Perché non possiamo farlo anche noi? Perché la gente non scende in strada? Sono tutti in strada per lo stesso motivo che c'è qui, non lo dico perché sennò bloccano il video. Però è per quella cosa che si mette in testa, ok? Che sta circolando nell'aria, che non è vero, non è niente vero, gente. Tutto il Nord America è in strada. Tutto il Nord America è in strada. Sono tutti a manifestare pacificamente i loro diritti. Mentre noi italiani, più che scendere in strada e farci picchiare perché sono degli insetti, gli sbirri, non tutti, ma quella parte che si comporta così da vigliacchi, facendo le multe agli anziani o addirittura picchiandoli perché vanno a buttare la spazzatura. Questo non è concesso, ragazzi. Questo è il Brasile, sicché Sud America. Dall'America andiamo in Sud America. Che ricordatevi, l'America è piccolissima, è piccola, confronto al Sud America. E vi hanno fatto credere che è enorme. Qua siamo in Europa, Slovenia. Manca solo l'Italia, ragazzi. All'appello manca solo l'Italia. Qua un altro paese, sempre in Slovenia. Si batte le mani, nessuno ha la mascherina o una piccola parte, la maggior parte non indossano la mascherina. La mascherina non va indossata, lo ripeto, non ti permette di respirare bene, non ti permette di fare il ricircolo dell'aria, anzi, con l'aria pulita fai un ricircolo con i batteri, cioè i batteri che hai nel corpo li ributti nella mascherina e te li respiri di nuovo. Se sei un anziano ti puoi ammalare molto più facilmente perché i microbi, anziché buttarli fuori, li respiri di nuovo.
Il tuo alito bagna la mascherina, la rende umida. Fa in modo che i virus e i parassiti che rilasciano nel cielo con le scie chimiche si attaccano molto di più alla mascherina e tu li respiri. Per questo ti ammali. Poi, se vuoi, loro ti fanno un vaccino, dove a quel punto, anziché ammalarti, morirai. Scegli tu cosa fare. È la tua vita. Tu non devi credere a me. Tu devi fare le tue ricerche e capire, essere cosciente che la mascherina è un problema. Non ti fa respirare bene. È un problema. Ti si attaccano i microbi e tu li respiri, i virus, i batteri. Non farti ingannare, apri gli occhi, risvegliati. Abbiamo bisogno di te in questo momento. Dobbiamo essere tutti uniti. Ci stanno dividendo come le religioni. Ci stanno dividendo come se fosse una partita di calcio. Uno di una squadra e uno di un'altra squadra. Chi la mascherina e chi è senza con la mascherina. Quelli con la mascherina giudicano quelli senza la mascherina. Quelli senza la mascherina giudicano quelli con la mascherina. Ci mettono contro uno con l'altro. Siamo in dittatura, la gente non lo vuole capire. Ci hanno sempre messo contro uno all'altro. A loro favore, loro vogliono queste cose. E noi non glielo dobbiamo più permettere, gente. Perché queste cose non le fanno vedere in televisione? Perché al telegiornale non fanno vedere le manifestazioni che ci sono in Italia e nel mondo? Perché non le fanno vedere e fanno solo vedere cose false? La televisione è un metodo di manipolazione. Ti programma la mente, te la manipola e voi ci credete. La televisione è manipolazione, sono fake news. La Mediaset, la Rai e tutti gli altri canali sono fake news, false informazioni. Guardate sto video, sono in strada, in tutto il mondo. Beirut, Libano. Sono in strada in tutto il mondo, dal nord al sud America, dal nord Europa al sud Europa, e sicuramente c'è qualcuno anche in Italia, ma in Italia facciamo a botte. Perché? Perché l'italiano è orgoglioso, gli piace fare a botte. Se non fa a botte il cittadino che è lo sbirro, lo fa il popolo, con cattiveria. Invece noi dobbiamo uscire con tranquillità, serenità, pace e amore. Dobbiamo andare a passeggiare liberi, senza la mascherina, liberi, pacificamente, ognuno torna al proprio lavoro se volete lavorare. Ma dovete andare in giro, in Serbia, Belgrado, sentite come battono con le pentole, con le posate, con quello che sia. Invece in Italia cosa fanno? Battono le mani. E al telegiornale ti fanno vedere video dove la gente batte le mani con le bandiere con scritto andrà tutto bene. Vi state facendo manipolare, è per colpa della gente così che crede alla mascherina, che crede a queste cose. Ci metteranno contro uno all'altro, creeranno la povertà e la ricchezza, saremo divisi. Noi popolo saremo in guerra uno con l'altro e loro se la rideranno, saranno contenti e felici, mentre noi ci scanneremo. Ed è quello che vogliono, ed è quello che stanno facendo. Pure in Russia sono per strada a manifestare, da tutte le parti del mondo. In televisione non ve lo mostrano, in Nigeria. Spegnete la televisione. Guardate un po' di video, informatevi, i video non sono stupidaggini, sono cose reali, registrate con dei telefonini. Viviamo il presente, sicché in quei giorni sono presente, idem noi, noi qui e loro là.
Manca solo l'Italia l'appello, pacificamente, e andare tutti in strada. Qua siamo pure in Nord Africa, Israele, ci siamo fatti la Nigeria, adesso siamo a Tel Aviv, una città stupenda, ve la consiglio. Tutto il mondo è per strada, a meno che l'Italia. È in strada ma non si vede, non te lo mostrano. Ci sono varie manifestazioni in giro, ma le maggior parte finiscono a rissa. Svegliamoci gente, per favore, ci stanno manipolando in tutti i sensi. In tutti i sensi, metteranno un vaccino, la gente si ammalerà, veramente si ammalerà, vi faranno credere un'altra epidemia. È in atto un'altra epidemia, una seconda epidemia. Ci vogliono tenere senza diritti, entrare nei supermercati in giro con le mascherine, mantenere distanza, non aprire locali. È dittatura, ragazzi, non c'è niente nell'aria. Vi hanno ingannato, vi hanno, e ci avete creduto. Fate girare questo video, che la gente veda, che la gente è in strada manifestando pacificamente, che non succede niente pacificamente tutti assieme. Non ci possono fermare e non hanno il diritto, non c'è nessuna legge che li permette. Loro stessi sono contro la legge. Firmando tutti quei verbali che vi fanno, pagheranno le conseguenze, perché è un decreto. Non è una legge, è un decreto, ragazzi. E Conte finirà in strada, verrà preso a sassate. Lui e tutti quelli che lavorano per la televisione, tutti quelli che fanno i telegiornali, tutti quelli che fanno i programmi televisivi, tutta quella gente lì verrà presa e uccisa violentemente in piazza, e loro e i loro figli, stermineremo le loro famiglie. Butteremo giù la televisione, non ci sarà più la televisione, non ci sarà più la manipolazione, gente. Fate le vostre ricerche. Fate le vostre ricerche su tutto. Solo così scoprirete la verità. Solo così sarete liberi da ogni ingiustizia, infamità, menzogna, ridicolezza. Grazie Hiro, muchísimas gracias. Hermano, muchísimas gracias, maestro. Un saluto. Ciao ragazzi, vi voglio bene.